Benvenuti quindi a Scratch, quindi vediamo tutte le varie incarnazioni di Scratch che abbiamo un pochino intravisto durante le nostre lezioni a Edmondo e partiamo dalla versione base. Questo è Scratch nella versione base, rappresentato da questo gattino. È fondamentalmente un linguaggio di programmazione, ma anche un linguaggio che serve per insegnare agli studenti, agli allievi e anche agli insegnanti come costruire dei giochini, ma soprattutto imparare un po' a programmare, no? Quindi qui su Wikipedia trovate un po' tutte le cose. È possibile costruire con Scratch nativo proprio anche delle animazioni, oltre che dei giochi, eccetera. Vediamo adesso un secondo come si può, per esempio, procedere. Adesso io salto un po' tutte le parti iniziali, andiamo nel sito di Scratch dove siete registrati. La cosa fondamentale quando entrate è che avete un progetto vuoto, quindi questo qui per esempio potrebbe essere Test Edmondo, e vi faccio vedere un po' come funziona. Allora, il concetto è che voi avete un qualche cosa, che in questo caso è uno sprite, un oggetto, poi nel mondo diventerà un cubo, e questo sprite lo potete, diciamo, programmare. Quindi per esempio potete dire questo sprite. Gli dite di muoversi di 10 passi in avanti, 10 è piccolissimo e si muove poco. Qui in questo caso per vedere l'effetto basta cliccarlo e lui si muove di quei 10. Quindi ogni volta che lo cliccate lui si muove, quindi più o meno avete idea di che cosa fa, no? Ma la cosa, magari lo facciamo muovere di un pochino di più, quindi 100. Allora, avendo messo move 100, lui si sposta di questa quantità qua. E poi potete provare anche altre cose, ad esempio potete dire allo sprite di girarsi, di ruotare di 45 gradi, ad esempio. Quindi quando facciamo questo lui si ruota e quindi fa questo mestiere. Torniamolo dritto. Eccolo. Questo è lo sprite dritto. Però la cosa potete anche fargli fare dei Lux, potete anche dirgli allo sprite di dire qualcosa. Vedete, dice hello, se no gli potete dire ciao. E quindi facendogli dire questo, lui parla e quindi questa è un'interazione. Oppure ancora gli si può far fare dei rumori, quindi ad esempio play sound, quindi play sound meow. Adesso forse nell'interfaccia non si sente, ma comunque suona questo suono. E può anche cambiare colore, quindi change color effect. E quindi questo qui è un pezzo che gli permette di cambiare colore. Ok, queste sono le cose iniziali, no? Ma vediamo invece, togliamo un po' di cose, vediamo di fargli fare questi mestieri quando succedono determinati eventi. Quindi andiamo events e diciamo che deve fare dei mestieri quando viene cliccato. Anzi, facciamo così, per semplicità facciamo quando lo sprite è cliccato, gli diciamo di muoversi, quindi di muoversi per esempio 100 passi, 100 steps verso destra, ovviamente. Arrivati dopo aver fatto questi 100 steps, gli diciamo di dire qualcosa per 2 secondi e poi facciamo di nuovo motion, facciamo muoviamo di meno 100, cioè torniamo indietro e gli diciamo di dire un'altra cosa. Quindi qui gli mettiamo in italiano, ciao, e poi ciao di nuovo. Quindi a questo punto cosa succede? Che quando questo sprite, quando verrà cliccato, vedete che si muove, dice ciao, poi torna indietro e dice ciao di nuovo. Quindi si può fargli un po' di mestieri, quindi la cosa fondamentale qui è semplicemente che si possono fare degli eventi. Se io voglio che l'evento sia quando si clicca la bandierina, quindi lo metto qua, stacco, quando si clicca la bandierina questa, e quindi a questo punto quando io clicco la bandierina lui fa tutta questa animazioncina che abbiamo visto prima. Quindi tutto il trucco sta nel comporre tutti questi oggettini che, come vedete, hanno delle forme che permette la composizione solo se la forma viene conservata. Se io voglio che lui faccia questo mestiere per n volte, ho control qua e posso dire di
ripete l'operazione per n volte. Quindi, per esempio, qua gli dico di ripetere per 3 volte il movimento di andare 100 passi, dire ciao per 2 secondi e così via. Quindi a questo punto cosa succede? Che se io premo la bandierina, lui fa ciao, ciao di nuovo, ciao, ciao di nuovo e poi terza volta ciao e ciao di nuovo. Quindi diciamo adesso non stiamo esplorando tutte le possibilità di scratch che abbiamo qua, ma tenete conto che qui è possibile fare questa specie di programmini e questi programmini possono poi essere dal sito, questo sito lo si trova facilmente andando sotto cercando Scratch e qui abbiamo Scratch Imaging Program Share e qui ci si può fondamentalmente registrarsi. E poi con Create, oppure si può fare anche Explore, si può vedere le cose fatte da altri. E qui c'è di tutto, c'è ogni, la creatività può essere infinita. Ed è qui viene caricato il progetto di un'altra persona. E poi quando si preme la bandierina, suppongo che sia questa, parte l'animazione dove fa un tot di mestieri. Viene fatta musichetta e vengono fatti muovere, insomma, le varie cose. Quindi fly e questo qui vuoi. Ok, qui lo stoppiamo e più o meno abbiamo visto che cosa serve Scratch, quindi serve per avvicinare la programmazione. Nel caso di Scratch abbiamo visto che c'è anche un ecosistema, quindi proprio una cosa tipo YouTube o altri che permette di condividere le cose fatte e nel prossimo video vedremo invece come applicheremo queste cose in Edmondo.